Cari amici di YouTube, ben ritornati sul mio canale. Oggi nuovo video. Siamo in questo bellissimo giardino e andremo a effettuare la trasemina del prato verde. Prato di Festuca e Poa pratensis. È un prato in salute con una corretta gestione, però andremo a riseminarlo perché abbiamo delle zone diradate. Sono stati fatti dei lavori e quindi andiamo a fare una leggera copertura con del terriccio. Inizialmente raseremo il prato un po' basso, poi trassemineremo e poi copriremo con il terriccio. Non è un'operazione indispensabile, però in questo caso andremo a riparare tutti questi danneggiamenti che ci sono stati. Andremo a spegnere anche il robotino in modo che durante la fase di germinazione non vada a danneggiare il seme e comunque la nascita delle piante. Una volta che abbiamo rasato il prato, vedete che non è bassissimo, andiamo a fare la risemina. Usiamo una miscela di Festuca e Poa, stessa varietà, e andiamo a utilizzare il nostro carrello spandiconcime o spandiseme. Andremo a dare circa una dose di 15-20 grammi a metro quadro. Allora, una volta che abbiamo fatto la semina, la trasemina, andiamo a stendere il terriccio. Questo è il nostro rullo spanditerriccio. Utilizziamo questo sacco che è terriccio con sabbia silicea ed è arricchito anche con sostanza organica, quindi migliorerà sicuramente anche il terreno. Adesso lo andiamo a stendere su tutta la superficie, un leggero strato. Vedete che è un terriccio molto sciolto, non tende a compattarsi, proprio perché c'è la sabbia.
Se non avete un rullo comunque per spargere il terriccio, potete stenderlo anche con le pale e poi con lo scopettone andiamo a tirarlo così, in questo modo. Vedete, semplice scopettone. Allora, una volta che abbiamo steso il terriccio, possiamo fare, se vogliamo, anche una leggera concimazione con un concime principalmente azotato e poi fosforo e potassio. Un concime organo minerale a lenta cessione che non solo aiuterà l'erba a crescere, ma aiuterà anche il seme nelle prime fasi di germinazione, per una dose di 30-35 grammi a metro quadro. Ok, ora non ci resta che impostare l'impianto di irrigazione in modo da tenere umido sempre il terreno per facilitare la germinazione del seme, quindi cerchiamo di irrigare al mattino presto fino alle ore di pranzo, quindi l'una alle due, non dopo, in modo che poi comunque il terreno, soprattutto le foglie del prato, non rimangano umide durante la notte. Quindi molto importante, faremo 3-4 mini irrigazioni. E niente, aspettiamo 14-20 giorni e dovremo già ottenere dei buoni risultati. Con questo è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube Greenhouse Italia, pagina Facebook e Instagram. Vi aspetto con un prossimo video, ciao!